Salve a tutti, benvenuti nel mio canale. Il mio nome è Federico, alias Brutto94, e oggi in questo video andremo a parlare di motociclette. Ma prima di iniziare, come sempre, sigla! Spero che vi piaccia il mio canale e che mi seguite e vi siete iscritti. Se non l'avete ancora fatto, fatelo subito. È un piccolo contributo gratuito che non costa niente, ma per me è molto importante e per la crescita del canale stesso. Mi raccomando, se poi attivate pure la campanella, non vi perderete nessun contenuto. Come vi ho anticipato, oggi parleremo di motociclette. Ho scelto 8 modelli della famiglia Redex. Andiamo a vedere nello specifico di che modelli si tratta. Facciamo una precisazione: ogni modello che ho elencato, che avete visto nella foto, fa parte di una famiglia all'interno della famiglia Harley. Ovvero, fino a qualche anno fa, Harley Davidson divideva le sue motociclette per categorie. C'era la Sportster, c'era il Dyna, era la famiglia Dyna, poi c'era la Softail, la V-Road e la Touring. Queste erano le 5 famiglie che erano all'interno di Harley Davidson. Oggi è cambiato, hanno semplificato un po'. C'è la linea Sport, dove c'è all'interno la Sportster, c'è la linea Cruiser, che ha agglomerato sia il Dyna che la Softail. Dyna non esiste più e la Softail è stata modificata in modo diverso. Il V-Road è stato eliminato, abbandonato dal progetto, e poi la Touring è diviso in due: i Dual Sport come la Pan America e i Touring classici come il Road King o la Street Glide e le moto, i Bugger, però si conoscete benissimo. C'è anche la famiglia Trike, ma questa è un'altra categoria a parte, viene molto venduta nel mercato americano, un pochino meno in Europa. Quindi andiamo a parlare di ogni motocicletta che sono andato a elencare, di moto che io considero interessanti, non so voi, spero vi piacciono, e andiamo a analizzare ogni modello che ho scelto, vedendo quali sono i pro e i contro per il modello stesso. Ho fatto un'altra precisazione: ogni motocicletta ha una sua collocazione di utilizzo, ovviamente. Chi può fare delle belle girate turistiche per le autostrade europee, certamente si va a prendere una bella Touring. Chi vuole fare un po' di fuoristrada, si prenderà una Pan America. Chi ha intenzione invece di avere una moto un pochino più sportiva, cercherà lo Sportster. Quindi diciamo che ogni moto ha un suo speciale utilizzo. Però all'interno di questi utilizzi, poi ogni persona la moto la scegli col cuore, ovviamente, perché uno gli piace tanto fare turismo, però magari è così innamorato di una moto sportiva e quindi scelta uno sport tourer. Poi c'è chi invece vuole una moto da fuoristrada, però il fuoristrada impegnativo non interessa, quindi prende una Dual Sport che gli permette di andare un po' in fuoristrada, però la può anche godere la moto con le strade normali. E così avanti. E così dicendo, ognuno sceglie, portato dal cuore, portato dal sentimento, la propria motocicletta. Andiamo a vedere se avessi la possibilità di avere un portafoglio, o organetto, come si dice, molto grosso, le mie 8 Harley che terrei in garage. E vediamo nello specifico ogni singolo modello. Quindi andiamo a parlare della Sport Glide, una delle moto che ho messo fra le 8 che ritengo più interessanti. La Sport Glide, secondo me, è una grandissima moto che ha molte potenzialità nel suo utilizzo. Può essere utilizzata come moto da turismo, perché ha la possibilità veramente di con le borse e con le abbastanza capienti, la possibilità di mettere un'ulteriore borsa dietro, ti permette di fare del bel turismo, però in modo snello. Non è una moto pesante come una Touring, e può essere scarenato, può diventare una moto custom e può essere anche utilizzata con una guida un po' più vispa, diciamo sportiva, perché è abbastanza agile tra le curve. Quindi è una moto a 360 gradi. A me piace tanto questa motocicletta. Ci sono alcuni rumors che dicono che Harley sta cercando di abbandonare il progetto. Mi dispiacerebbe. Sono rimasto ancora sorpreso che il motore non sia portato a 114, visto che ci sono altri modelli che hanno un motore 114 pollici, mentre è rimasta la Sport Glide a 107.
E c'è chi parla di per tenere bassi i costi, però alla fine della fiera per le Davidson mettere un 107 o mettere un 114 in produzione non è che li cambia assolutamente tanto. È più che altro un discorso di marketing. Io spero che la Sport Glide rimanga a lungo e che venga aggiornata, perché un doppio disco davanti, delle sospensioni un pochino più interessanti e un motore un pochino più peperino farebbe veramente, per quanto riguarda me, una moto perfetta. Andiamo a vederla nello specifico e ditemi sui commenti se vi piace la moto e cosa ne pensate voi. Il propulsore che monta questa motocicletta è il Milwaukee 8 di 106,54 pollici, ovvero 1746 centimetri cubici, e sviluppa una potenza totale di 86 cavalli. C'è chi ha visto la nuova Low Ride ST con le borse rubate alla Sport Glide come la nuova Sport Glide e quindi diciamo che vogliono abbandonare questa moto. Io spero vivamente no, perché ritengo la Sport Glide una grandissima moto. Non solo per la funzionalità in sé della moto, ma anche per l'omogeneità delle linee. Come gira la moto in qualsiasi posizione che la guardi, sembra quasi una pantera accucciata pronta a aggredire una preda. Ha una forma, ha uno shape perfetto. È bellissima, da qualsiasi angolo che la vedi, la moto è omogenea. Mentre se guardi per esempio la nuova Lowride ST, lasciamo fare che si parla di un club style, quindi ha quella forma con il manubrio alto. Però le simmetrie non sono particolarmente omogenee. Se te giri la moto destra, sinistra, del frontale, la vedi che non è coerente con se stessa. Mentre come era la Rod King e come lo è tuttora, questa Touring dove vedi la forma che scende dietro, che è quasi perfetta, una linea sinistra, una linea perfetta, uguale lo fa lo Sport Glide, secondo il mio punto di vista, ripeto. Sono aperti i commenti e le vostre. Bene, andiamo a parlare di un'altra moto che ho messo nella lista, di cui adoro. Torniamo un pochino indietro. Parliamo di un software. Qualcuno storgerà la bocca perché il software con quegli ammortizzatori sotto che non esistono e che si scompone un po' la moto. Sì, in effetti a livello di ciclistica la software non è che sia un granché, diciamo, se uno può parlare di geometrie di moto. Però come linea e come forme ha un suo perché. The Night Train, il treno della notte, con quelle forche lunghe, con quella gomma da 21 davanti, con quel gommone dietro così lunga e dritta, aveva un suo fascino, tuttora il suo fascino. È una bellissima moto secondo il tipo di punto di vista. Andiamo a vederla nei dettagli. La Night Train fa il debutto nel 1998 e rimane in commercio fino al 2009, passando da un motore di cilindrata di 1338 centimetri cubici, ovvero un 88 pollici, fino ad arrivare al 96 pollici del 2009, con una potenza massima di 67 cavalli. Altra moto molto interessante, che mi è rimasta tanto nel cuore e che vorrei che venisse riprodotta in un certo modo, anche se come sempre succede nei film, sequel non è mai bello come il film originale, spero comunque che venga fatto un sequel di questa moto abbastanza vicina all'originale. Se io guardo la XR 1000 CR, ovvero la Cafe Race voluta da Willy G, che negli anni nel 79 non ebbe un grande successo in quanto era una moto anomala per il mercato Harley, per il prodotto Harley. E gli harleyisti volevano il cast, volevano il bobber, volevano il chopper. Quando si sono visti arrivare una moto con un serbatoio lungo, tutta nera, un po' sportiva relativamente perché non aveva tanti cavalli come avevano le moto sportive del tempo, si parlava di 68 cavalli, c'erano, cioè i giapponesi ne avevano perlomeno 100, quindi una moto in quella maniera era accattivante come linea, però nella sostanza non era performante. Però passando gli anni, siccome non ne sono state nemmeno prodotte tanto, è diventato un cimelio da collezione. È difficilissimo trovarne una originale ed è veramente bella nell'essenza. Quindi andiamo a vedere questa moto
e vediamo un modello. Ho collezionato una piccola parte di un video di un fortunato possessore e vi farò vedere nei dettagli quanto è bella e che sound fantastico ha questa vecchia moto degli anni 70. Siamo a cavallo di vita. Una breve descrizione di questa fantastica motocicletta voluta da Willy G. Una vera cafe race. Carburatore Canin da 38 mm con valvola a farfalla e pompa di ripresa. Peso 235 kg su strada. Rapporto di compressione 9:1. Alesaggio per corsa 81x96,8. Cavalli circa 68 cavalli a 6200 giri. Per una velocità massima di 195 km/h. Niente male per una pesante Harley. Parliamo ancora di un'altra motocicletta che abbiamo già visto in un video precedente, la Carbonara e la Fatbob. La Fatbob e la Carbonara, questa massiccia moto con questo gommone davanti. Oggi nella linea Softail, che non esiste più, ovvero nella Cruiser, nella linea Cruiser, viene proposta con un motore più potente, una gomma ancora più grossa, un palo a LED, muscolosa, possente, ciclistica, doppio scarico laterale, molto molto carina, molto bella come moto, molto importante. Però per quanto riguarda il mio punto di vista, la Fatbob la intendo sempre la Dyna con quegli occhioni che amo tanto. Vi ho già fatto vedere la moto, andiamo a rivederla un attimino perché la ritengo veramente interessante e, come ho già detto, la vorrei veramente una nel garage, specialmente l'ultima versione del 2016, se non sbaglio 2017, non ricordo, di un colore verde chiamato Olive Gold, che per il mio punto di vista è bellissimo. Andiamo a vedere. Ci sono salito sopra nel 2008 per la prima volta ed è stato amore a prima vista. È una moto fantastica, il suo drag bar ti permette di dominare la strada. Ha una gomma davanti veramente fat da bobber. La ritengo una delle più belle Harley in assoluto. E anche con tanta sostanza e non solo, anche molto pratica nell'utilizzo. Per questioni legate alla lunghezza del video, la prima parte termina qua. Mi raccomando, non perdetevi la seconda parte. Saluti dal Bruto!